conversazione con Otto Bong e Kanga, volevo aggiungere qualche ringraziamento anch'io. Innanzitutto al personale del museo che ha lavorato con il team del personale della Fondazione CRC per realizzare questa opera, e quindi vedo Chiara Bertola, Stefano Volpato, la vice direttore e capo curatore Marcella Beccaria qui nel gruppo, e quindi vi ringrazio di cuore per questo lavoro assieme a Valentina e tutto il team della Fondazione CRC. Vorrei ringraziare soprattutto la Fondazione CRC, perché non è questione soltanto di finanziare dei progetti e di una capacità, diciamo, in quel senso. È questione di credere in un progetto e di correre con il progetto. Questo progetto in effetti nasce in anni lontani da oggi, con l'incontro con Gianni Genta, che un bel giorno, quando ero direttore della GAM, oltre che del castello, entrò nell'ufficio, posò la borsa e dice: hablamos. Come? Parliamo? Di cosa parliamo? Voglio fare delle mostre, voglio fare delle cose, voglio che la vostra collezione, le vostre collezioni, siano fruite dai cittadini di tutto il Piemonte. E questo mi ricorda che noi siamo l'unico museo regionale aperto, e che il nostro commitment, il nostro impegno, e quindi l'impegno anche in tutto il territorio di condivisione dei nostri saperi e delle nostre competenze. E Gianni, se posso ancora dilungarmi un secondo, è un uomo molto originale, e che purtroppo non è con noi per le ragioni che sappiamo della malattia che ha subito. Ma un giorno dissi: il mondo dell'arte sta cambiando, Gianni, ormai è globalizzato, ci sono tantissimi artisti dall'Asia, dalla Cina, dall'Africa, dal Canada, da tutto il mondo, e quindi nessuno vuole esporre un Jackson Pollock, per esempio. E lui mi disse: ah, bene, allora lo potremmo avere in prestito per pochissimo. Cioè, lui pensava così, era sempre molto dinamico nel pensiero. E quindi io vorrei dedicare questa ultima opera e questo recente progetto, che invece è nato con la presidenza di Ezio Raviola, per l'intuizione di uno dei vostri consiglieri, mi pare Cappello, di lavorare a un museo all'aria aperta, un museo diffuso, dove le persone che hanno passato 2 anni chiusi in casa con tutte le interdizioni, non potete fare questo, non potete fare quello, per il bene comune, lo sappiamo, per la salute pubblica, ma comunque ha determinato una depressione collettiva, ed è il compito dell'arte, è il compito della cultura, del cinema, della letteratura, della poesia, aiutare a respirare. We couldn't breathe, and now we can breathe.